Iniziamo il nostro tour della Sardegna visitando il tratto di costa che da Olbia va a San Teodoro e scoprendo bellezze incredibili. Dopo una bella attraversata Livorno-Olbia siamo arrivati finalmente in terra di Sardegna. Primo bagnetto fatto a Porto Taverna e oggi, primo giorno effettivo, ci siamo buttati a visitare la spiaggia di Luimposto. È una spiaggia in sabbia, da quest'anno, credo da quest'anno ci sia il numero chiuso, quindi si può venire previa prenotazione e il pagamento di 2 euro a testa. Si può vedere tutto sul sito di San Teodoro, del comune di San Teodoro. Oppure c'è un baracchino all'ingresso della spiaggia dove è possibile acquistare il ticket di accesso. Ovviamente è numero chiuso, prima si acquista e meglio è. Beh, ve la facciamo vedere questa meraviglia. Ciao, a dopo. Siamo alla spiaggia di Luimposto e finalmente la Carletti è riuscita a prendersi il suo SUP o SAP, Stand Up Paddle. Soddisfatta? Yeah. Allora finalmente ci siamo, questo SUP o SAP ormai è alle nostre corde, ce la facciamo tranquillamente, lo gestiamo nel migliore dei modi. Siamo già partiti da forse 5 metri e per ora non siamo ancora caduti, per ora. Allora, oggi pomeriggio siamo venuti a vedere questa fantastica perla. Siamo a Capo Codacavallo, questa è la spiaggia e ve la mostriamo. Il cavallo che passa, ecco questa, che vergogna, vabbè, vi mostriamo la spiaggia. Ciao ciao! Questa spiaggia è raggiungibile, una strada asfaltata fino quasi in cima a Capo Codacavallo. Dopodiché sulla destra, prima di un grosso curvone, si trova una stradina che scende verso sinistra
con una sbarra e è sterrata. Lì inizia questa strada bianca, facilissima da fare con qualsiasi mezzo. Una strada di 2 chilometri, si possono percorrere quindi anche a piedi, ecco, trovando posto da parcheggio da un'altra parte si può decidere di percorrerla a piedi. Anche con mezzi grossi credo che ci si riesca ad arrivare. Noi l'abbiamo fatta con il motorino perché abbiamo a seguito lo scooter, però si riesce a fare tranquillamente. Il costo del parcheggio, perché è un parcheggio a pagamento, è di 1 euro all'ora. C'ho il suggeritore che ora vi mostro. Ora fai tutto quello che stavi facendo, tutto proprio. Allora, mentre io parlavo, lei suggeriva questo. La macchina è in piano, un'ora, un euro ogni quanto? Tutto il giorno. Solo 1 euro. Ma che si ammazza. Dopo lo riguardiamo il cartello, fino alle 20. 1 euro, vabbè, e se poi volete pagare di più noi vi aspettiamo all'ingresso della sbarra, ci date il restante. Lasciate detto che poi ci fanno avere. E qui siamo a Capo Coda Cavallo. Ciao a tutti. Oggi siamo a San Teodoro, la spiaggia si chiama La Cinta, il mare meraviglioso come sempre, una baia di sabbia bianca, bianchissima, acqua crema, organizzata perfettamente, ci sono steward ovunque che ti indicano dove ti puoi sdraiare con l'ombrellone e dove no. L'unico problema che c'è di sabato la troviamo così. Come potete vedere è super affollatissimo. E meno male che ora che sono quasi le 13 la gente è andata a pranzo. Sullo sfondo sempre Sua Maestà la Tavolara. Comunque se decidete di venire a visitare questa meraviglia sappiate che c'è una ampia possibilità di scelta per i parcheggi, dai liberi ai pagamenti, proprio a ridosso della spiaggia, e in uscita si trovano delle fantastiche docce che non tutte le spiagge hanno. Ecco, ora la fame inizia a farsi un po' sentire, andiamo a vedere cosa si può combinare oggi. Ci vediamo più tardi, ciao a tutti! Allora, ci è piaciuta la Cinta di San Teodoro? Allora, il mare, quanto mare, quanto sabbia, quanto acqua, stupendo.
il contorno è come se Rimini e la spiaggia dei Tamari si fossero trasferiti in blocco. La spiaggia dei Tamari, per chi non lo sapesse, è quella che si trova a Torre dell'Orso, frequentata da una gioventù molto molto seducente, forte e fisicata, sono tutti belli. Tutti che giocano a racchettoni, che giocano a palla. Che qui giocano... però no, dai, sì, non è sì, che ci sono i racchettoni. Ah, so. Sì, qualcosina, però sono tutti dispersi in acqua. Tutti qua. Cioè, non sembra di essere in Sardegna, sembra di essere a Rimini. Però il mare è molto bello. No, il mare no, l'acqua è stupenda, è bellissimo. Anche l'organizzazione, l'ho detto prima, è veramente, sì, veramente sì. Bello. Alle spalle della spiaggia ci sono delle dune e poi uno stagno che non si può né sorvolare né tantomeno si può entrare per andarlo a riprendere. E quindi ci accontenteremo di questo qua. Ciao a tutti.